inizia, possiamo dire, veramente la nuova stagione del Real For You, inizia il ritiro, inizia con tanti obiettivi, tra cui quello della mentalità vincente. Sì, inizia finalmente, perché era ora praticamente, perché parliamo sempre, però poi è il calcio giocato quello che a noi piace. Inizia con la mentalità vincente, perché io penso, è un concetto che mi hanno sempre insegnato sin da quando ero piccolo, che mi hanno sempre detto che la mentalità vincente non perde mai, cioè un vincente non perde mai, ma non perché il vincente sia più forte, ma perché è mentalizzato per reagire a qualsiasi evenienza, non solo alle evenienze positive ma anche a quelle negative, ed è quello che dobbiamo acquisire noi come mentalità, la mentalità vincente, perché come dicevo ragazzi, non, la squadra forte è fine a se stesso, perché poi una squadra forte quando non raggiunge l'obiettivo alla fine praticamente può fare molto molto peggio. La squadra vincente è una squadra che nonostante praticamente possa non essere la più forte in assoluta, può raggiungere gli obiettivi inimmaginabili, perché praticamente tiene la condizione mentale migliore degli avversari, la condizione migliore delle altre squadre, perché sa reagire ai momenti di difficoltà, sa reagire ai momenti forti, sa quello che vuole e sa che può contare su uno staff, su un team building di persone praticamente importante. Quindi, ed è questa la mentalità a cui dobbiamo puntare noi, a diventare una squadra vincente, ma mentalmente, che poi logicamente si tramuta anche sui successi dal punto di vista sportivo. Quello che dicevo prima, la determinazione, quello che ha avuto l'Ischia per esempio negli ultimi anni per poter fare il salto di qualità, eppure nell'Ischia c'erano tanti calciatori che hanno militato anche a Forio. Noi non siamo più una piccola realtà, comunque una squadra che si chiama Real Forio 2014, sono 10 anni che è riuscita a restare nel campionato di eccellenza, con una stessa struttura societaria migliorata con l'ingresso di Luigi Amato, che ha dato una spinta importante in termini di passione e di risorse. Quindi quello che manca, e non deve mancare quest'anno per il tasso tecnico elevato che hanno i nostri calciatori, è la determinazione, che si vede già dai primi allenamenti e che si dovrà vedere nelle prime partite. Questo è fondamentale, perché come hai tutto modo di vedere, il campionato di eccellenza si caratterizza per un agonismo molto forte, per squadre che sono piene di giocatori di personalità che magari scendono di categorie perché vogliono fare bella figura ancora in questo campionato, e quindi devi partire subito forte con una grande amalgama, con un assetto societario comunque è completo, senza carenze, ci sono tutti i presupposti per fare bene.